cellule, cachi, azienda cipolletta. Vediamo un po' come ci si organizza. Ciao Rosario. Buonasera. Allora, vogliamo vedere un po' le reazioni, perché qua abbiamo fatto il video quando la pianta era dormiente, no? Abbiamo tagliato, sembravano anche dei tagli un po' strani, no? Vogliamo i ritagli sempre da appendere il berrettino. Ok, c'è anche no, il papà. Dottore, ecco, a posto, e noi facciamo pure la Vito Vitelli. Ecco. Perché alla fine noi scegliamo questo taglio e non un taglio raso che poi ci porta a dei problemi? Vediamo anche l'effetto della grandine, però vediamo anche, grazie a Dio, una buona fioritura. Allora, negli anni, questa è un po' una pianta di 4-5 anni, magari con qualche anche errore iniziale di impostazione, ma non abbiamo paura, perché tu la pianta hai per esempio possibilità di andarla a rivestire. Certo, perché abbiamo fatto questo, è stato fatto nell'anno successivo, 2021, abbiamo fatto il taglio di nuovo, che si è rivestito. Guardate che quindi un ramo, esatto, un ramo insignificante che tende un po' a indebolirsi, tagliandolo, riparte, quindi questa è strutture nel 2022-2023 pieno di frutti. Qui che succede? Hai tagliato nel 2023. Nel 2024 porterai i frutti. E quindi avremo sempre una situazione di rinnovo. Quindi produce e rinnova. Produce e rinnova. È una cosa che non si lega nemmeno, non si rompono. E questo è molto importante. Abbiamo altri maestri della potatura, vero? Che ci aiutano. Loro. Adesso lasciamo fare loro. Ciao. Che paese? Bangladesh. E vai, numero uno. Bangladesh. Quindi abbiamo capito che dove il ramo non ci piace, tagliamo e si riparte. Quindi tutto riparte, non perdiamo niente. Spettacolare. Quindi quello che diceva tuo padre è fantastico, cioè basta sti fili, troppi fili, non si possono mettere. Costa troppo, manodopera costa. La specializziamo più a fare tagli importanti. Andiamo a vedere qualche altra cosa. Questa era del 2023. Tagliato. Tac. E rinnovo. Allora, io direi che questo taglio non l'hai fatto all'inizio del 23. Questo taglio l'hai fatto all'inizio del 2022. Tutto il 22 si è sviluppato a modo suo e adesso produce. Ok, quindi se qualcosa non ci piace basta fare un taglio di ritorno, altrimenti lo lasciamo. O l'anno prossimo, questo lo ritagliamo. Questo e quelli producono. Quindi è un continuo, tagli e rinnovo, tagli e rinnovo. Qui abbiamo praticamente un sesto, ricordiamoci. 5x3. È il vecchio impianto. Il vecchio impianto, dottor. Come faccio adesso? Vi faccio vedere. Ciao Antonio Cipolletta. Ci abbiamo la squadra completa adesso. Ci portiamo a vedere il sesto di impianto. Perfetto. 4,20 m. Vecchio sistema, ma che comunque non vi delude, nel senso che qua riusciamo a fare mediamente quanti chili a pianta? Sì, 70-80 chili a pianta. Perfetto. Per 600 piante, voi siete oltre 35-40 tonnellate ad ettaro. Sì. E questo è un sistema ancora da ottimizzare, adesso andiamo a vedere quello nuovo. Sì. Perché? Perché c'è un discorso che la pianta ha finito di andare sopra. Voi piano piano lo state portando giù grazie a questi tagli di ritorno. Non abbiamo questi vuoti. Non avete questi nuovi vuoti e in più non siete più vittima, diciamo dei fili di spazio. Sì, ogni tanto qualcuno lo mettete, ma non mettete chilometri, che poi sarebbe un problema dal punto di vista proprio... Se qualcuno mettiamo. Perfetto. Chilometri. Andiamo a vedere praticamente la nuova generazione, perfetto.